Alpina A524 è la quarta monoposto presentata in questa parte iniziale della stagione. È la monoposto che paradossalmente sembra avere i minori contenuti di innovazione. È la vettura reale, quella che vedremo in Bahrain, quindi già con delle caratteristiche tecniche che sono state presentate in questa primissima fase. Molto importante le dichiarazioni dei piloti, Pierre Gasly, Ocon, che hanno svelato il comportamento della vettura fino ad ora provata al simulatore, e li vogliamo sentire. Le prime impressioni, voglio dire, ovviamente abbiamo lavorato sul simulatore cercando di svilupparla. Finora sì, va bene, ma voglio vedere com'è in pista in Bahrain. Quindi è davvero ora di uscire per cercare di scoprirne il potenziale e adattarmi alle caratteristiche di pilotaggio. E poi sappiamo cosa fare, sappiamo cosa dobbiamo migliorare e sì, cercheremo di svilupparla il più possibile. È un'auto molto diversa rispetto all'anno scorso. È stato fatto un sacco di lavoro, sapete, per presentare questa macchina per voi oggi. Quindi sì, sono momenti eccitanti e non vedo l'ora di metterla in pista. È sempre super eccitante togliere il limitatore e andare a tutto gas per la prima volta. La nuova creazione tecnica dell'Alpine, abbiamo già detto che non ha dei contenuti di innovazione molto forti, ma comunque ha lavorato sull'ottimizzazione di molti componenti posizionati proprio sulla parte anteriore della monoposto, principalmente sul muso, dove è stato forzato molto l'aspetto outwash, quindi il canale molto basso all'esterno del muso di fianco alla paratia verticale, per spostare l'aria verso l'esterno e quindi ridurre tutti gli effetti di turbolenze che poi andrebbero negativamente a scaricarsi nei cassoni laterali dell'effetto suolo. E sempre dal punto di vista aerodinamico, questa monoposto prevede delle pance molto rastremate nella parte di attaccamento alla scocca, quindi subito a fianco all'abitacolo. Questo per portare i flussi in maniera estremamente pulita nel corpo vettura e poi scaricare su diffusore e ala senza problemi di turbolenze e quindi con grandissima capacità di efficienza. Abbiamo parlato dell'aerodinamica, ma la A524 è certamente una delle monoposto che ripropone lo schema anteriore della sospensione push rod, quindi i tre elementi con la parte alta che di fatto mantiene l'elemento proprio per gestire l'altezza da terra della vettura nelle frenate, molto importante per la stabilità, il flusso aerodinamico sotto la vettura, e poi abbiamo il quarto elemento, lo smorzatore ad azoto derivato da Red Bull, proprio per rendere molto progressivo il movimento della sospensione e quindi favorire quello che è l'effetto suolo. Un altro aspetto molto importante di questa monoposto è che è stato mantenuto, ma leggermente variato, anche tutta la parte del turbogruppo accorpato, quindi turbina compressore insieme, per cercare di ottimizzare gli ingombri e quindi creare un cofano motore molto rastremato a favore dell'aerodinamica che va a alimentare poi l'alettone posteriore. Un altro aspetto di grande interesse è proprio legato alla batteria. Nella dichiarazione appunto dei tecnici si è parlato di un movimento della batteria verso il retrotreno. Beh, pensiamo soltanto ai 40-50 kg di tutta la parte batteria che vengono spostati, quindi staccati dal pilota, portati dentro al motore per cercare di ottimizzare quello che è il bilanciamento dei pesi, migliorare la trazione in fase di uscita curva e quindi rendere il pacchetto vettura altamente efficiente, non solo dal punto di vista aerodinamico, ma soprattutto dal punto di vista della motricità, della teleistica, e preservare le coperture posteriori da problemi di pattinamento che potrebbero quindi danneggiare le gomme, soprattutto in configurazione gara.